Bene, eccoci tornati in studio per la seconda parte di trasmissione. Allora, direi diamo un'occhiata ai risultati di questa domenica, alla classifica, e cominciamo a ragionare su quello che può succedere da qui alla fine del campionato. Allora, Rende-Vibonese 1-1, Monopoli-Ternana 0-0 l'abbiamo detto, Regina-Bari 1-1 l'abbiamo detto, Viterbese-Catania 2-0, Catania prossimo avversario della Ternana mercoledì, la prima semifinale d'andata, diciamo, della Coppa Italia di Serie C. Francavilla Paganese 2-0, Avellino Picerno 1-1, Cavese Teramo 1-0, Potenza Bisceglie 1-0, Rieti Casertana 1-0. Rieti, avevamo visto, ha fatto una bella impressione qui a Terni, ha dimostrato di continuare a giocare. Siamo contenti perché Ha fatto l'allenatore una bella dimostra di essere vittoria, una persona sì. tosta. Mentre Sigula Leonzio Catanzaro si giocherà questa sera, noi stiamo registrando ancora, sono le 7 e un quarto, vedremo poi. Come finirà la classifica? Vede sempre in testa la Regina a 53, a 6 punti Bari e Ternana a 47, poi Monopoli e Potenza a 44 e E via via poi tutte le altre a distanze siderali, perché già tra Potenza e Teramo, ossia tra quinta e sesta, ci sono 10 punti, e infatti 34 il Teramo, di cui uno rubato. Vabbè, comunque va bene. beh, no, nel senso tu ti Beh, riferisci. Beh, vabbè, c'era un rigore però vergognoso a se Teramo. segna il rigore, magari non sei, perché dopo noi abbiamo segnato comunque Sì, lo so. l'1-0 e ci hanno Lo pareggiato. Quindi so, però se vai diciamo le col cose cazzo esatte, se no investi qui. 2-0, sto scherzando, Vabbè, mamma qui mia, mamma specificalo. mia, mamma mia. Specificalo. È finita? Ah, ecco, ci dice la regia che Catanzaro ha vinto a Lentini. Non ho capito, ha giocato le 3? Oh, è stato a lavorare, bello mio. 1 a 2. Eh beh, la Sigula mi pare una squadra, adesso ce l'abbiamo noi domenica. Vabbè, Quindi il Catanzaro va a 35 e sorpassa il Teramo. A posto. Catanzaro è una buona squadra, eh. Adesso magari è rimasta Sì. attardata, quel giorno noi l'abbiamo dominata, adesso ha cambiato tutto sul mercato, però vabbè, speriamo che non siano problemi nostri questi del Catanzaro. Invece sono problemi nostri quello della posizione di classifica di cui parlavamo prima e della Coppa Italia, non so se ne vogliamo Ecco, parlare. spieghiamolo, no? Allora, la Ternana mercoledì alle 3, alle 15, orario pessimo, L'hai detto? lo ridico. Bene. Ah, parentesi, Eleven Sport è a pagamento, no? Mi risulta. Esigiamo dei commentatori un attimino meno di parte, ma appena appena, no che rischiano l'infarto se fanno un tiro i padroni di casa, perché così è un po' anche troppo, insomma. Va bene, chiusa parentesi. Dicevo, la Ternana gioca la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Catania. Qualora la Ternana adesso, a parte la semifinale, dovesse proprio vincere la Coppa Italia, spieghiamo che cosa equivale a livello di L'abbiamo, playoff vincere la questo Coppa l'abbiamo detto Italia. più volte, no? Lo Ormai è ribadiamo. come se fossi come, cioè, nella stessa Antani. posizione, equivale al terzo posto perché diciamo, Ecco, e entrano, questo cioè, abbiamo detto mille volte. Che significa arrivare significa terzi? che entri nella fase dei playoff, quella nazionale, cioè quella dei tre gironi, non quella del girone. Non è come arrivare secondo, però, come dicevo prima, perché le squadre seconde entrano nel turno ancora successivo. Quindi, secondo me, il secondo posto, se non dovessimo raggiungere il primo, sarebbe importante perché ti togli un turno, che sembra non dico un terno all'otto, però un turno in meno significa che se arrivi secondo entri nei playoff quando sono rimaste solo 8 squadre. Il che è una buona notizia, perché Beh. 8 squadre te la giochi, insomma. Ma è vero che rimarranno, visto anche il girone B, delle squadre sicuramente forti, però. Invece se entri da terzo devi fare un turno in più, il che è, diciamo, detto per un eufemismo, risulta essere almeno una scocciatura, no? Fare un turno in più, per non dire un bel impiccio. Quindi è Questo però, importante arrivare questo lo secondi, diciamo, secondo me. La abbiamo Coppa Italia però, scusa, visto che ne abbiamo parlato, visto che se ne parla parecchio. Allora, dice perché, ci interessa o no? Il dibattito c'è. Secondo me vincere un trofeo è sempre una bella cosa. Dico però Sono anche d'accordo. che queste due partite vengono in un momento cruciale del campionato. E se l'obiettivo è vincere un trofeo, benissimo. Se l'obiettivo però è il campionato o il terzo posto, io sono convinto che questa Ternana il terzo posto lo possa raggiungere. Comunque, boh, per essere pessimisti, in questo momento del campionato, secondo me terzi ci possiamo arrivare, ma anche meglio, no? Non è Bandecchi oggi escluso. diceva che ci eravamo salvati. Però c'è una cosa sulla Coppa Italia, però. Io sono di quelli. Levate Instagram a Bandecchi, per Io carità di sulla Dio. Coppa Italia sono di quelli che vuole un trofeo, Io, perché appunto, siccome la se Ternana si tratta di un trofeo, è un altro discorso. trofei in bacheca non ne abbiamo, vincere aiuta a vincere, e poi penso alle squadre che fanno la Champions League con tutte le dovute proporzioni e che magari, se, come spessissimo accade, arrivano in semifinale e hanno magari la partita di Quello semifinale il mercoledì vale per l'Europa e si League, giocano il non per la campionato. Champions.
No, che si giocano il campionato domenica. E il Liverpool ci ha perso il campionato, no. Guarda, lì, ma non solo, accade quasi tutti gli anni, se tu ci fai caso, con aprile fanno magari quarti di finale o semifinale Champions League, la domenica si giocano il campionato. È successo alla Juve, è successo alla squadra. No, è che il problema è che le altre squadre non Liverpool, invece non... Regina e Bari. Sì, però voglio dire, se fossimo stati agli ottavi di Coppa Italia, ma ormai sei arrivato in semifinale. Io farei anche un altro ragionamento. Io metterei in campo la formazione migliore. Che magari poi l'impegno nostro di domenica, conoscendo le corna e tutte le schermate, ecco, non è terribile. Esatto. No. Allora, intanto questa proviamo a giocarci. Quindi meglio fare turnover con la sigola. Al limite, al limite sì. Poi dopo però avremo il Catania il giovedì subito dopo la partita con la Regina. Quindi o la aiutiamo in casa, perché poi dopo c'è sempre la finale, cioè non è che te la porti da casa la finale. Ecco. Magari viene in un momento decisivo. Però mettila, mettiamo. O magari invece saremo già assegnati. Ma tu giochi a calcio, se giochi a calcio... No, è che il Catania non è un avversario agevole, questo bisogna dire. Soprattutto quando andremo a Catania. Ma non è neanche terribile, però. Sì, ma sembra il Catania, al di là del blasone, quest'anno non è che ha messo in mostra chissà che. È più facile... Quando ha giocato qui da noi non ha giocato male. Diciamo, la difesa, ma forte in attacco. È più ragionevole fare il turnover con la sigola che con Catania. Io dico questo. È logico. Io dico questo. Metti dentro un trofeo. Noi non abbiamo vinto niente, quindi magari una volta tirare su, alzare, vedere un capitano che alza una coppa... sotto la maglietta rosso-verde sinceramente su questo non c'è dubbio. Il Catania comunque mancherà di Lodi che è stato ceduto, di Piazza che è stato ceduto e di Curiale che si è infortunato, quello che ho capito, quindi sono tre assenze nel reparto offensivo pesanti. Sulla carta siamo più forti, poi dopo tutto può accadere, poi dopo... Ma c'è un problema però, visto che ne parliamo, il Catania si gioca tutto, perché il Catania per andare arriverà ai playoff settimo, ottavo, non lo so come sta. Non penso che arriveranno le prime 5 o 6, no? Quindi si gioca, se invece il Catania vince la Coppa Italia e accede ai playoff da terza, come terza e cambia tutto. Loro di sicuro schiereranno la migliore formazione possibile. Questo dicevo. A maggior ragione noi dobbiamo fare altrettanto. Noi dobbiamo fare altrettanto. Tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto, al di là della Coppa Italia, ma sui playoff, la posizione, cioè, a beneficio dei tanti amici di Reggio che ci seguono tutte le trasmissioni, scusate ma mi sono un po' avvelenato dopo la puntata scorsa con i commenti. Non li dico per i commenti che abbiamo ricevuto alla trasmissione sul canale YouTube, perché siamo più realisti del re, sappiamo benissimo che sarà difficilissimo togliere la Regina al primo posto e quindi ragioniamo sulle posizioni playoff. Ribadiamo il concetto, non vi fermate a giudicare la nostra trasmissione sulla base di una singola puntata, perché per tutto il girone di andata abbiamo lodato i risultati e il gioco della Regina. Se per una volta che critichiamo un episodio arbitrale, tra l'altro non dicendo mai che la Regina ha rubato la partita ma che l'arbitro ha fatto un errore, siete in clamorosa malafede. Va bene, detto questo direi che io devo fare l'ultima pausa pubblicitaria e poi chiudiamo parlando un po' di mercato. A fra poco. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Stia ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti, grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio.
assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia DSL. Telefono 0744 403 403. Bene, ultima parte di trasmissione, come diceva Gianni, dedichiamola al mercato. Quale mercato? Vatti, che ci allora, devi dire? Diciamo che oggi è il 27, no? Sport. Mancherebbero 4 giorni alla fine del mercato cosiddetto di riparazione. L'impressione ormai chiara è che la Ternana non farà nulla, anche perché insomma è stato ribadito più e più volte. Resta però la considerazione che secondo me 93esimo della partita di ieri, lancio lungo di Sini di 60 metri, avessi avuto una torre da 1,95 m che ti spizzava qualche pallone, no, chissà, cioè voglio dire, scusa, ci sarebbe Diachite per queste, no, ti voglio dire, la riprova della necessità di un attaccante con quelle caratteristiche è stata proprio la partita contro Monopoli, perché nel momento in cui non la riesci a sbloccare con le incursioni centrali, con quella manovra che abbia, puoi giocare con quella. Ma poi adesso la sfortuna è stata, e anche la fortuna, abbiamo avuto delle partite abbastanza, Dante la Ternana ha giocato molto bene, ma abbiamo avuto due partite in casa contro due squadre, non dico arrendevoli, ma che non erano eccezionali. Ma il giorno di ritorno è lungo, avremo partite in casa nelle quali sarà difficile sbloccare i risultati. Scusa, e rimpiangeremo il fatto di non aver fatto mercato. Allora, dispiace a dirlo, Enrico, ma non... il calcio, scusa Gianni, finisco, il calcio da quando io lo seguo non è mai cambiato. E quando uno insiste a dire una cosa, la dicono tutti gli addetti ai lavori, non è che arriva uno e capisce più di quell'altro, no, no, è così. Tutti gli addetti ai lavori hanno detto che la Ternana ha un ottimo calcio, gioca un buon calcio, una ottima organizzazione di gioco, spesso però difetta di grinta, di cattiveria e anche di concretezza, soprattutto davanti, ma anche in difesa, e soprattutto manca la torre che sfrutta i traversioni. Ma se tutti lo dicono, non è che arriva Bandecchio chi per lui dice, o Leone e dice no, c'avete torto. È questo. Speriamo che non serva. Diciamo questo. Io. Allora, Enrico è romanista. Nel derby, Zego riesce a segnare con una situazione molto simile, no? A sì, quella che abbiamo fatto noi ieri col fallo di vantaggio. Però anticipa il portiere perché il portiere stracoscia, fa una cappella, diciamo, ecco. Però sì, però il concetto è quello, cioè tu vai a giocare a Monopoli contro una squadra chiusissima, metti Sini centrale difensore per dargli la possibilità di lanciare lungo e quindi sfruttare la palla lunga come si faceva una volta, il famoso kick and run, benissimo. Allora faccio un lancio a 70 metri, magari su quell'occasione invece di vantaggiato, che pur non essendo piccolo non è certo un ariete d'area di rigore, ti ritrovi col portiere un po', no? Tremarello, come si come dice, termini, e magari riesci a trovare il gol. No, poi c'è un'altra cosa da aggiungere, diciamola per tempo, che il centrocampo è un po' decimato da qualche infortunio, no? Quindi se c'è un uomo in più, mica ti dispiace. Certo. No, servirebbe proprio. Fazzano rimarrà fuori con la rottura del meno Zappanzano. Una quindicina di giorni. Proietti, Proietti è da vedere, no? Non è pronto. Ma che c'ha? Eh no, si era un po' rinconviato il ginocchio, era disponibile, probabilmente non sarà nulla. Però, dando... Ma poi anche quando un giocatore c'è questo problema comincia a andarci un buon attimo nel momento in cui Proietti rientrerà sarà abile da un punto di vista fisico, ma però, il 100% della forma non è che te lo recupera subito, quindi quando ci vorrà mettiamo un altro mesetto, speriamo di no. Salzano secondo me almeno un mese poi ci abbiamo diffidati, Palumbo è diffidato, quindi Paghera è diffidato, sto di una sciocchezza, non me lo ricordo sinceramente, Palumbo è diffidato comunque, questo è sicuro, quindi. Io quei due ridocchini li farei, anche perché non lasciare niente di intendere, questo no, cioè per dire l'ho provato, cioè, tutte e torniamo, scusate se ripeto la stessa cosa, allora si tratta di fare un investimento di 200.000 euro di grossa, forse no, pur di arrivare a una serie B che ti garantisce un introito rispetto alla serie C di almeno 4-5 milioni di euro, ma vale la pena di farlo o no? Cioè. Io se fossi, io se le avessi intanto, e se fossi il presidente della Ternana e puntassi alla serie B, direi io compro due giocatori che pago 200.000, ma ne metto altri 500.000 a questi due giocatori se io vado in serie B, perché poi tanto ce l'ho per darglieli, ma certo. E intanto vinco il campionato, ma magari non lo vinco, però ci provo. Quello no? Anche perché dicevo... Anche perché poi la Serie C sta tranne, può darsi che tu arrivi decimo, cioè che ne sai? Quest'anno c'hai magari no, una stagione buona. Fossimo staccati di 6-7 punti, 10 punti, adesso ne abbiamo recuperati tanti, siamo lì, ce la possiamo giocare, cioè io... Poi sta sciocchezza che rovini il... No, quella è una sciocchezza. Ecco, sul fatto che
Allora il Milan ha preso Ibrahimovic, che notoriamente c'è una corrente di pensiero, c'è una corrente di pensiero che dice rovini il gruppo. Ma che cosa? Hanno fatto i rinnovi. Allora il gruppo poteva un po', come dire, lacerarsi se tu magari prendevi come Calanzaro mezza squadra, facevi una rivoluzione, ma non, no, tu hai fatto dei rinnovi, quindi moltissimi rinnovi, quindi dando fiducia comunque in maniera tangibile al gruppo. Ma prendere due giocatori, quindi due ridocchi, anzi io fossi un giocatore della Ternana sarei contento, perché ci vedrei, come dire, ma la regina che prima ne ha già presi 3-4 giocatori, ha rovinato il gruppo? Ma no, infatti non qualcuno dice di sì lì, perché dopo vedi non mi sembra, per i risultati, ma non è quello il problema, secondo me che non stanno in piedi, è che il problema è che forse sono andati forti in una fase del campionato, adesso sono forti, ecco. In questo momento mi sembra Bari, mi pare che i rinforzi sta prendendo Bari, non si vuole neanche il problema. Allora, visto che siamo quasi in chiusura, volevo fare un appello al presidente Bandecchi. Invece sta sempre su Instagram, invece di telefonare a televisioni per uscire, ma perché non viene una volta qua? Ci facciamo una chiacchierata. Qui poi insomma la trasmissione è a briglia sciolta. Ma l'abbiamo invitato? Ma 100 volte. Noi ribadiamo l'invito. Presidente Bandecchi, venga qua, ci facciamo una chiacchierata. Abbiamo invitato? A briglia sciolta. Più di una volta. Gigi, smetti di fare idiota, per cortesia. No, non l'abbiamo invitato, sì. Non l'abbiamo ufficialmente invitato. No. Ma tu dovevi, tu eppure la fai insieme a me la trasmissione, abbiamo detto 59. Ma no, l'invito non è che si può fare in televisione, l'invito si fa ufficialmente. Ah beh. Non vabbè. È detto, perché secondo me non è. Conoscendolo allora, non è neanche. Allora tu da fai l'invito. Pensaci tu. Io lo invito platealmente più di così. Sì, però, siccome mi risulta che ci guarda, allora vabbè. Va bene. Detto questo. Detto questo, l'ultima considerazione sul mercato, no? Ecco. Allora, noi. Non vorrei che tra 3 mesi ci complichiamo la stagione per questa situazione qua. Allora, siccome siamo stati sempre una trasmissione che no, non è che dice l'oste dice che il vino che c'è è buono, però quante volte abbiamo preconizzato e previsto poi situazioni che si sono puntualmente verificate. Allora, un po' Cazzandra diventiamo proprio, no? No, però ti ricordi quante volte abbiamo detto alla costa? Vabbè, facciate questa. Ma noi scienziati, capiscioni, allora, non a caso, ce l'hanno capiscioni, scienziati. Ancora prima di cominciare. Però queste sono cose abbastanza. Però questa, io non è vorrei rompere troppo le scatole a chi di dover. Però, insomma, veramente siamo in una situazione in cui possiamo vincere il campionato. È assurdo che non ci sia la possibilità di andare a colmare, o magari rinunciando anche a un paio di pedine di quelle poco utilizzate, che ne so. Ma anche attraverso gli scambi, cioè ci sono dei giocatori che in questo momento non trovano molto campo, perché il mister o gioca 3-5-2 o gioca 3-4-3-1-2, quindi giocatori come Furlan, no? La vedono poco la palla. Perché? Ecco, allora, eventualmente proporre uno scambio, anche di 4 mesi, ma Furlan rinnovato si può anche fare uno scambio a termine, cioè ti presto un giocatore. Oppure fino a prendere a un centrocampista in più per sicurezza, visti i tanti impegni, non è che ci fa male. No, no? Perché poi dopo, ripeto, non vorrei che fra ci ritroviamo alla fine di marzo, no? E diciamo, se ce l'avessimo avuto. Io in una situazione come questa, in cui sto in piena lotta per due fronti, tra virgolette, tra l'altro anche quello no? Dicevo, no? Tu non è che ti giochi solo il campionato, anche la Coppa. Ma poi partite riavvicinate, adesso facciamo le corna, però ci può stare un piccolo. Cioè è chiaro che un giocatore in più ci fa. Un giocatore in più a centrocampo anche numericamente ci farebbe comodo. Lo abbiamo detto per i discorsi di qualche giocatore che non è in perfette condizioni, qualche diffidato. In più un attaccante di quelle caratteristiche, ma poi ci siamo stufati di dirlo. Va bene vantaggiato alla fine, che non è bravo di testa, ma è uno che comunque la butta dentro al momento. Però insomma qualcosa facciamo, perché non farlo, secondo me, è tagliarsi un po', no? Le balle, come si suol dire, va bene. Grazie Gianni, grazie Gigi. A meno che non sia stata proprio la squadra a chiedere di non toccare nulla, ecco, perché in questi casi sarebbe grave. Sarebbe un errore comunque. Non sarebbe grave? No, io dico. Non è che la squadra bisogna decide. Prendere in considerazione tutte le cose. Comunque un errore, va bene. Grazie Gigi, grazie a voi che continuate a seguirci sempre più numerosi. Vi ricordiamo che andiamo in onda anche il martedì sera sulle televisioni Rete Sole, canale 13 del Digitale Terrestre alle 22.35 e TV canale 14 del Digitale Terrestre alle 20. Altrimenti su YouTube già verso l'ora di pranzo ci trovate online. Grazie e a lunedì prossimo, martedì prossimo, quando è insomma? Settimana alla prossima. Ciao.